Eccoci, buona domenica. Grazie Giovanna Di Lello. Abbiamo iniziato con la centesima puntata un percorso insieme, per cui questa rubrica è diventata collettiva. Ne sono molto contento. E oggi torniamo a parlare di Moby Dick col professor Mariani, che ha scritto per Carocci una guida, diciamo così, di recentissima pubblicazione. Il professor Mariani è professore ordinario di letteratura americana alla Sapienza. E, insomma, chiedo a Giovanna di aiutarmi a tornare sui temi di Moby Dick, di cui abbiamo parlato due settimane fa, intorno a questo lavoro che sistematizza, diciamo così, tutto ciò che è successo intorno a questo capolavoro. Giovanna. Sì, bene, allora buongiorno a tutti. Sì, allora intanto questa guida del professore, che è uno dei più grandi studiosi di letteratura americana, è preziosissima proprio perché fa non solo il punto di quello che è stata la critica sin dai primi anni di quando è uscito il romanzo nel 1851 fino ai nostri giorni, e poi dà delle indicazioni interpretative dell'opera, che è un'opera ovviamente complessa, come sappiamo, dei romanzi più importanti della storia proprio letteraria mondiale, e rappresenta appunto un pilastro fondamentale della letteratura statunitense. E però precisa il professore dicendo che Moby Dick in realtà la sua grande particolarità è proprio che è un'opera che si presta a numerose interpretazioni. Infatti fino ad oggi le interpretazioni di questo romanzo sono state diverse, anche perché è un'opera, io ho detto romanzo, ma in realtà è molto di più, e infatti ce lo dirà anche il professore, anche perché è un romanzo in qualche modo che ha allegorico in qualche modo, e quindi si presta a queste numerose interpretazioni. E il professore, appunto, in questo suo saggio, spiega tutto questo, e poi si focalizza anche sulle le varie allegorie, sul linguaggio di Moby Dick, sui personaggi, e con delle suggestioni molto, molto importanti. Io quello che posso dire è poi anche, io inizierei con questo. Allora, appunto, Moby Dick già dal titolo Moby Dick ha qualcosa, insomma, lo dobbiamo interpretare anche questo titolo. Appunto, il professore ci dice che è un titolo che fa sicuramente riferimento ad altre opere, a un testo di Reynolds che appunto in qualche modo parla della balena, una balena realmente esistita, una balena bianca appunto che si chiamava Moby Dick, e però lui nel testo dà un altro suggerimento di interpretazione di questo Moby Dick, no? Non è Moby Dick, ma Moby Dick, perché questo Moby. Ecco, quindi io direi di partire proprio dal titolo e dal nome di questa balena, che poi scatena appunto tutta la trama di questo romanzo. Ecco, io quindi darei la parola in qualche modo al professore, partendo proprio dalla sua interpretazione di questo titolo. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Sì, il titolo in realtà per un testo che è stato studiato appunto in modo sistematico per lunghissimo tempo, perlomeno negli ultimi 100 anni, da quando il testo è stato riscoperto in pieno, diciamo, piena epoca modernista, e quindi poi piano piano canonizzato
come uno dei testi centrali prima della tradizione americana e poi grazie alle traduzioni, agli adattamenti, alle infinite commenti di tantissimi scrittori non americani è diventato proprio un patrimonio della letteratura mondiale. Per un testo che è stato studiato così tanto c'è sempre questo un po' mistero di perché questo nome della balena sia diventato Moby. Diciamo che ci sono un po' di diverse teorie su questo. Una è che si rifaccia un verso shakespeariano dove il termine è mobile, quindi è un vecchio termine per indicare velato, e effettivamente il tema del velo come una sorta appunto di velo di maglia che copre la verità è certamente una ipotesi legittima. La mia ipotesi, che per carità è semplicemente un'ipotesi che si basa alcuni riferimenti testuali interni e poi su un senso un po' generale del romanzo, è che quel nome Moby possa derivare dalla radice mob. Mob in inglese vuol dire folla, no? Massa. Ecco. Allora, è evidente che Moby Dick è una balena di massa enorme e quindi da questo punto di vista potrebbe essere una indicazione puramente, diciamo, realistica, cioè legata alla grandezza della balena. Però è anche vero che nel testo, sia pure solo in due o tre frangenti, c'è un riferimento all'idea appunto dell'essere mobbed, che tra l'altro è un termine che usiamo anche noi, no? Il mobbing sul luogo di lavoro, no? Quando tante persone ci costringono a fare delle cose, ci mettono in difficoltà, eccetera. Ecco, questo mobbing vuol dire appunto essere, come dire, assalito, essere circondato da condizione che ti porta poi a fare delle cose. Ecco, indubbiamente questo è un po' il senso di quello che accade al capitano Ahab o Ahab, a seconda di come lo vogliamo pronunciare, cioè di essere ossessionato, di sentire proprio, come dice d'altra parte, un peso su di sé che lo costringe a mettere in atto questa vendetta. Quindi la mia ipotesi è che possa spiegarsi appunto con questo riferimento. Oltretutto, quello che accade nel finale è che in qualche modo, e questa naturalmente è una mia interpretazione a cui faccio cenno nel libro, che è concepito come un libro, diciamo, introduttivo, e non voglio spingere troppo il mio senso del libro, vorrei che il lettore avesse di fronte una serie di ipotesi che sono più o meno plausibili e poi su queste, insomma, si orientasse. Però in un altro luogo ho cercato di articolare questa interpretazione in modo un po' più ampio e stringente, e cioè l'impressione è che alla fine il capitano Ahab paradossalmente diventi lui un po' il capro espiatorio dell'avventura. Cioè, dopo aver costruito Moby Dick come la figura su cui riversare tutto il suo rancore, che diventa poi da lui immaginato come il rancore dell'intera razza umana, diciamo, per la condizione umana, per tutte le miserie in cui purtroppo a volte la vita umana si deve svolgere, questa idea della balena come capro espiatorio su cui riversare questa vendetta, credo che nell'ultimo capitolo, soprattutto nel finale del libro, si sposti verso lo stesso capitano, che in qualche modo diventa lui, in un certo senso, quello che deve espiare una colpa. E quindi da questo punto di vista, diciamo, la folla inferocita che si lancia contro un capro espiatorio è una delle scene classiche che va dall'antico teatro greco, che riprende ovviamente il meccanismo del capro espiatorio, che è stato poi studiato da vari teorici, studiosi di storia delle religioni, studiosi
del pensiero antropologico, eccetera. E quindi questa è un po' la mia ipotesi, che ci sia, come dire, nella finale del libro uno spostamento, per cui, anche perché verso la fine è evidente che si va verso la tragedia per la determinazione del capitano Achab di non rinunciare a quell'obiettivo. Per cui questo suo, diciamo, intestardirsi diventa in qualche modo una colpa, e quella colpa deve essere espiata. Naturalmente, questa è, appunto, per quanto riguarda il nome, è un'ipotesi. Per il quanto riguarda, diciamo, il quadro interpretativo, secondo me si regge abbastanza bene, però naturalmente è solo una delle letture possibili, perché, come diceva lei, di letture possibili ce ne sono molte. E qui viene appunto la qualità allegorica del libro, che però appunto è allegorica nel senso che oggi noi diamo a quel termine. Cioè, noi quando pensiamo all'allegoria pensiamo a una interpretazione dove non c'è un legame fisso tra un'immagine e un significato. Melville, quando pubblicò il libro, e il suo amico e carissimo amico Nathaniel Hawthorne, altro grande scrittore americano, gli fece osservare che c'erano delle parti, diciamo, che sembravano allegoriche nel libro, lui lo riconobbe, nonostante disse nella lettera rispondeva presumibilmente che questa cosa era avvenuta in maniera un po' involontaria, e quindi non è che, e oltretutto lui temeva che il termine allegorico fosse concepito come, diciamo, nell'allegoria medievale, cioè dove a un'immagine c'è un significato fisso. Però questo non è naturalmente il caso di Moby Dick, è proprio il caso completamente opposto, cioè il caso di una idea, cioè sembra che tutto quanto si debba in qualche modo organizzare in un discorso coeso, però poi dopo, quando andiamo a cercare di afferrarlo, è un po' come la stessa balena, no? Ci sfugge continuamente. Cioè, quindi c'è un accenno a un significato, e poi questo significato che continua, come dire, a scappare via, proprio come Moby Dick. A me sembra, in entrambe queste ipotesi, tanto la prima fa molta luce, no, nella lettura sulla figura di Achab, la cui ossessione, il di intestardirsi, è chiara fin dalla sua assenza, no? La sua assenza già denuncia l'idea di una, appunto, di un'ossessione irrisolta, irrisolvibile. Ma anche questa seconda osservazione, perché è evidente, già l'incipit, no, che è uno dei più belli e più famosi del mondo, indica una particolarità, no? Chiamatemi così, cioè guardatemi come se, e quindi già indica un doppio registro. Però la mia domanda è ancora preliminare. Questa guida, questa introduzione di 2 mesi fa, è stata pubblicata 2 mesi fa, mi è stata segnalata da molti. Ho riletto la nuova traduzione di Ottavio Fatica di Moby Dick da Einaudi. Mi sembra che ci sia, si userebbe, diciamo così, una formula un po', ma insomma, una nuova fortuna, o comunque una fortuna infinita, no? A proposito dell'idea dei classici di Calvino, che anche lei ricorda, però insomma, è inesaurita questo grande capolavoro, e sembra che abbia una nuova vita, professore. Sì, questo perché, appunto, come dice Calvino, succede che i classici abbiano, come dire, una serie di strati che sembrano non finire mai, inesauribili, perché a seconda del contesto socioculturale e storico, quest'opera è stata ricostruita e ripensata sotto una serie di punti di vista anche molto diversi tra loro, e tra l'altro in parte questo è anche diciamo favorito, per così dire, questa operazione di, chiamiamola, riscrittura o di ripensamento, di nuova interpretazione del testo, dal fatto che il libro ruota intorno a queste tre grandi figure.
quella del capitano, quella del narratore Ishmael e quella della balena. Ora, per esempio, la balena è una figura che viene menzionata abbastanza nelle prime, appunto nei primi saggi critici, chiamiamoli così, più attendibili, più ben congegnati, insomma, che hanno proprio il respiro del saggio critico degli anni 20, e viene naturalmente interpretata in diversi modi, ma soprattutto appunto come una forza della natura, di una natura che è inconquistabile, che è anche minacciosa e così via. Dopodiché questa balena però piano piano, come dire, scompare nello sfondo e l'attenzione si focalizza, non dico totalmente, ma quasi esclusivamente per tanti anni, la critica non fa altro che scrivere di Ishmael e Achab, cioè di queste due figure viste come alternative e che in qualche modo esprimono proprio due visioni dell'universo differente. E in questo naturalmente la balena diventa un mero punto di riferimento. Negli ultimi 20-30 anni questo paradigma è andato piano piano, come dire, è stato in parte, non del tutto, perché non è mai stato completamente messo da canto, ma la balena è tornata a occupare il centro della scena grazie ovviamente al fatto che noi oggi abbiamo del mondo naturale e dei problemi ecologici, chiamiamoli così, una sensibilità molto particolare, che è legata ovviamente alla crisi che stiamo vivendo e così via. E dunque qui il testo ci offre un'altra dimensione, che è quella della riflessione del rapporto tra l'uomo e la natura, e la misura in cui un certo desiderio di dominio sulla natura rischia appunto di produrre poi effetti terribili. Quindi questo per esempio è un po' uno degli spazi. Io adesso ovviamente semplifico un pochettino, perché all'interno delle letture, chiamiamole così, ecocritiche di Moby Dick ci sono tante sfumature diverse, però certamente c'è una tendenza a vedere nella balena non soltanto appunto una qualche forza metafisica oppure appunto un'allegoria eccetera, ma proprio qualcosa di molto materiale, cioè la balena vista proprio come una parte di un universo che continua a sfuggirci, continua ad obbedire a regole sue che noi vorremmo in qualche modo sottomettere, e qui naturalmente poi si apre il dibattito su se Achab rappresenti, come dire, la mentalità tecnologica oppure la mentalità di chi vuole a tutti i costi dominare quella natura oppure no. Questa per esempio è una lettura in parte che era presente in quell'interessante adattamento che fece Gassman nel 92 con Ulisse e la balena bianca, dove appunto accosta un pochettino la figura del capitano Achab a quella dell'Ulisse dantesco, e dove appunto il desiderio di conoscenza rischia sempre di scivolare poi verso il desiderio di dominio, sembrerebbe, e questo è certamente era un'angolatura critica da cui vedere il libro interessante. Giovanna. Sì, sì, mi riallaccio a questo discorso appunto citando anche un interrogativo che fa il professore nel libro, che anche a me ha sempre colpito, appunto leggendo Moby Dick, se Moby Dick appunto può essere considerato un'epica universale anche senza il mondo femminile. Non ci sono personaggi femminili in Moby Dick, si fa riferimento solo, se non sbaglio, alla moglie di Achab, che appunto lui lascia con il figlio a casa, e poi gli altri, cioè il femminile è semplicemente il nome di una nave, di Rachele, che è appunto accoglie Ismael appunto per poi salvarlo, e non ci sono altri elementi femminili se non quelli
appunto, come giustamente individua il professore, quelli della natura, cioè Ismael a un certo punto vede, se non sbaglio, un parto della balena e vede questi piccoli della balena che appunto sono con la madre, e quindi c'è una, anche qui una visione della balena invece positiva in qualche modo, quindi la positività femminile è tutta nella natura. Tra l'altro mi ricordo anche un bellissimo passaggio in cui Melville appunto dice che l'aria è femminile, insomma parla della femminilità dell'aria, di questa leggerezza e insomma, voglio dire, ecco, quindi anche questa interpretazione ecologica in qualche modo forse recupera, diciamo, no, l'aspetto femminile nel romanzo, che comunque, ripeto, non ha personaggi femminili o attività che rimandano al femminile, ecco, non so. So, professore. No, è vero, diciamo, questa è sempre stata una questione che mi ha interessato in modo particolare, anche perché insegnando in una facoltà dove la maggior parte dei miei studenti, o meglio delle mie studentesse per l'appunto, sono al 90% donne, perché soprattutto i corsi di laurea di lingue ancora c'è un po' evidentemente un qualche tipo di indicazione di genere che porta più donne a frequentare di uomini, anche se per carità il numero di studenti maschi insomma è anche magari andato crescendo negli anni, però mi sono sempre chiesto appunto com'è che poi dopo un pubblico di studenti si può relazionare a un testo dove che è molto maschile per tantissimi aspetti, e devo dire la verità che sono sempre sorpreso dal fatto che ovviamente un certo numero di studenti trova le studentesse trova il testo molto difficile, soprattutto difficile la lettura e così via, pensando che noi in genere lo leggiamo in originale, o perlomeno ci sforziamo di farlo leggere in originale, quindi questo è sicuramente un ostacolo. Però devo dire che poi dopo ho trovato tantissime studentesse che si sono appassionate in modo veramente totale al libro, e quindi evidentemente non è poi un libro che, come dire, respinge il lettore donna. Naturalmente è vero, è un libro per molti versi che costruisce, che è tutto giocato intorno a una serie di prerogative del maschio, poi in particolare del maschio americano in qualche modo. Questo qui viene detto in vari frangenti, cioè in qualche modo questo è un romanzo che si svolge nel mare, ma si svolge anche sulla frontiera in qualche modo, e quindi riprende questo grande archetipo della cultura americana. Però è anche vero che, come giustamente lei notava, molto spesso gli aspetti più piacevoli, come dire, gli aspetti che possono anche portare a una diciamo una redenzione stessa della vita umana, che sono insiti nella natura, sono attribuiti appunto alla parte, come diciamo, femminile della natura. Quando il mare ha un aspetto appunto più dolce, più pacifico, è in genere associato a un'idea di natura come una natura che sostiene l'uomo, che dà la vita all'uomo, di qui quel aggancio appunto alla balena, vista proprio come balena madre, come generatrice di vita. Questo è indubbio. Naturalmente immagino che anzi, diciamo, lo so che una critica femminista farebbe osservare che l'idea di associare il polo femminile alla natura è quello
maschile alla società è un'idea un po', appunto, che ha sicuramente dei problemi dal punto di vista ideologico, perché appunto poi dopo in qualche modo, se uno insiste troppo su questa polarità, succede che appunto il femminile è associato semplicemente con la sfera del naturale e la cultura è necessariamente associata al mondo maschile. Quindi questo sicuramente è un rischio, però diciamo che su questo piano credo che il testo mescoli un po' le carte, e anche perché appunto queste scene dove il potere, diciamo, femminile della natura viene messo particolarmente in risalto, avvengono, cioè, sono particolarmente importanti soprattutto nella parte finale del libro, come a suggerire che ci potrebbe forse essere, come dire, un altro modo di relazionarsi a quel mondo, e forse questo altro modo deve passare necessariamente attraverso un filtro che comprenda o addirittura sia centrato attorno alla figura della donna, all'idea del femminile. Naturalmente questo resta un libro scritto da un uomo nel 1850 e che quindi poi dopo inevitabilmente mostra anche, come dire, quelle che sono alcune delle idee che peraltro appunto sono ancora ben presenti anche nel nostro tempo. Però appunto quello che è importante è che comunque il libro offre una serie di spunti interessanti per ragionare su questo, e al tempo stesso Melville dimostra di essere consapevole del fatto che in quella società le donne vengono, o il femminile viene pensato in un certo modo in base appunto a un preciso quadro culturale. Quindi da questo punto di vista c'è molto da discutere, insomma, senza doversi, come dire, affannare a dire qual è che sia proprio, diciamo, il significato ultimo di questa faccenda. Più che altro c'è una serie di possibilità, di possibili, anche in questo caso, di possibili letture che vengono messe in campo, e questo penso che sia una cosa positiva. Giovanna, ancora. Sì, allora certamente questo io narrante, Ismael, il narratore, ha anche una sua delicatezza. Io soprattutto nei primi capitoli comunque percepisco questa voce delicata, tutto sommato, pur essendo un marinaio, comunque delicata, anche un po' ingenua, tenera, e soprattutto insomma, quando ho molto apprezzato quei capitoli in cui Melville descrive l'amicizia, l'inizio di questa amicizia con Quikeg. Appunto lì Ismael è appunto si reca in questa locanda prima di imbarcarsi e condivide con un polinesiano, poi si apprende con un polinesiano, quindi tra virgolette un selvaggio, come lo chiama, che è appunto Quikeg. E all'inizio ne ha paura, perché comunque sa che è un cannibale, insomma, probabilmente, e va in giro vendendo dei teschi. Poi lo descrive anche come insomma, una persona tatuata, capelli, credo che sia pelato, poi solo col cutino, insomma, un guerriero quasi, no? Una visione quasi, tra virgolette, mostruosa, però poi ne ha paura, lo teme e anche pregiudizi nei suoi confronti. E però pian pianino questo io narrante ci descrive la conoscenza di questo, di questa, di, insomma, di Quikeg, e quanto sia invece, poi scopre quanto sia invece una persona come dire, molto molto gentile, a modo che addirittura alla fine gli paga anche, credo, la stanza, insomma, lo tratta benissimo e diventano amici. Questa come dire, questa descrizione in qualche modo di questa amicizia con l'alterità, con un altro, una persona che non è come lui, un bianco, insomma, non è un americano, un polinesiano, che però diventa il suo amico a un certo punto, il suo amico del cuore, se non sbaglio,
viene tradotto nelle prime traduzioni proprio il titolo del capitolo, è proprio l'amico del cuore. E quindi io, appunto, il mio narrante, che è delicato anche in questa descrizione, ma anche un neonarrante che parla di fratellanza dei popoli, un incontro tra le culture, e questo mi fa anche pensare che Melville, in qualche modo, non dico Ismael, ma Melville voglia parlare, ci voglia dare un'idea di quello che pensava della democrazia americana, insomma una democrazia che è in qualche modo di equità razziale, ecco, non so, mi piace pensare a questa interpretazione, quindi, e poi tra l'altro in questo, in Moby Dick c'è una, in più punti si cerca di relativizzare la supremazia della razza bianca, dell'americano, per dire, a un certo punto, quando, se non sbaglio, si parla della bianchezza della balena, Leonardo Ismael dice appunto che gli fa orrore, e poi descrive tutta la, invece, i lati che di solito si considerano positivi del bianco, e tra questi lui mette anche, cioè, ecco, dice, dando all'uomo bianco, questo bianco appunto dà all'uomo bianco una signoria ideale sopra ogni tribù scura. Questa è la traduzione di Calvino. Insomma, come dire, questo personaggio, questo narrante Ismael, è un personaggio delicato per certi versi, quasi, non dico femminile, ma che tende anche al femminile, e che comunque può rappresentare anche appunto una visione della democrazia di Melville. Ecco, io non so, professore, che cosa ne pensa? Mi sembra, mi piace pensare a questo, insomma, ecco. Sicuramente Ismael ha un innanzitutto forse è opportuno ricordare che quando noi pensiamo al Leo narrante, al personaggio, dobbiamo sempre ricordarci che ci sono, come dire, due voci che non sempre si distinguono in modo perfetto, in alcuni frangenti è chiarissima questa distinzione, ma c'è la voce, diciamo, del personaggio che in qualche modo riprende proprio l'avventura per come l'ha vissuta al tempo, al momento in cui le cose si svolgevano, e quindi da questo punto di vista anche l'ingenuità o anche il non sapere poi come le cose si svolgeranno, e questo spiega appunto perché certe volte la voce funziona in un certo modo. In altri momenti viceversa è chiaro che chi parla è l'Ismael, diciamo scrittore, per così dire, cioè il narratore della vicenda di molti anni dopo, quando lui si mette seduto e comincia a ripensare e presumibilmente a scrivere quello che è accaduto. E questo naturalmente è un io narrante che invece ha una visione complessiva dell'universo, diciamo dell'universo narrativo quantomeno. E questo questa è una distinzione importante, perché è evidente che per esempio nell'incontro con Queequeg c'è un Ismael che è appunto terrorizzato e ancora preda di pregiudizi, e questa è una cosa importante, perché Melville ci fa capire le cose passando attraverso le situazioni, quindi deve effettivamente avere un personaggio che di quell'alterità ha paura, addirittura terrore, e poi dopo un personaggio che in qualche modo ha un suo sviluppo e quindi si ricrede e mette in discussione quei pregiudizi, e poi dopo c'è appunto un
un'altra voce che in qualche modo riflette in modo complessivo su questa situazione, ed è questa la voce che appunto a volte alcuni dei contemporanei trovavano un po' spiazzante, quantomeno, e cioè per esempio quella di quando lui si rende conto che parte della diversità sta anche nel confrontarsi con una religione, quella di Queequeg, a lui completamente ignota, della quale lui in qualche modo si prende anche gioco, nel senso che appunto scrive questo digiuno che fa Queequeg come un Ramadan. Ovviamente non può essere un Ramadan perché Queequeg non è un musulmano, ma lo descrive insomma facendoci un po' ridere di queste pratiche, di questo Queequeg che si mette seduto per terra e sta lì per un giorno intero senza rispondere a nessuno, con questo idolo di legno piazzato in testa, e dice questo è... Cioè, però il discorso è che chi legge attentamente quel testo, siccome quei capitoli iniziali sono costantemente contrapposti alla visita che poi fa Ishmael alla cappella di New Bedford e al sermone, famosissimo sermone che recita padre Maple sul libro di Giona, e quindi sa bene che queste riflessioni in realtà sono, come dire, delle riflessioni a doppio taglio, tant'è che poi lui a un certo punto lo dice esplicitamente, che lui trova alcune pratiche religiose completamente assurde, e a quel punto si capisce che non sta parlando solo delle pratiche religiose del cosiddetto cannibale, ma anche delle stesse pratiche religiose nostre in qualche modo, cioè che ognuno ha delle stranezze che tali appaiono perché appunto sono viste da certi punti di vista, e questa naturalmente è una carica, come dire, abbastanza sovversiva del testo, tant'è che molti di questi brani che fanno proprio che mettono in gioco questo parallelo vennero cancellati dall'edizione di Moby Dick che venne pubblicata nello stesso anno in Inghilterra, perché quella edizione fu significativamente espurgata proprio per evitare tutti questi commenti sulla religione, oppure i commenti sulla casa reale inglese, che avrebbero in qualche modo creato dei problemi alla circolazione del testo in America, in Inghilterra, nel Regno Unito, mentre invece in America questa censura evidentemente era meno presente, però in alcuni dei recensori questa difficoltà si percepisce, cioè questa idea di appunto per esempio di usare la Bibbia o i Vangeli in modo molto personale, e appunto sempre con un tono molto gentile, anche ironico, senza affondare dei colpi in modo polemico, sempre tra le righe, però in modo anche molto netto, venne colta da alcuni, e da alcuni venne anche vista come una pratica non del tutto legittima in un autore di un paese tradizionalmente cristiano, eccetera, eccetera. Pensate che, ancora oggi noi sappiamo quanto sia diffusa in America la convinzione che la Bibbia vada interpretata in senso letterale, no? Ecco, pensate nel 1850, quando ovviamente c'erano persone che avevano già cominciato a mettere in dubbio la verità fattuale del testo, senza per questo diventare necessariamente degli atei, però sicuramente era un testo che cominciava a essere discusso proprio come un testo, chiamiamolo così, letterario. Ecco, pensate appunto quanto fosse diffusa questa convinzione della centralità del testo biblico e al modo in cui nel romanzo, in Moby Dick, usa la Bibbia, spesso in modo ironico. Ecco, questa è una cosa molto, molto spiazzante, e che venne colta da alcuni proprio come una sorta di polemica antireligiosa fuori luogo in un romanzo che appunto
appunto auspicava essere un romanzo rappresentativo della cultura americana. Quindi c'è questa diciamo capacità di Ishmael di dire delle cose anche, come dire, molto sovversive addirittura, ma sempre con un tono che, come dire, che quasi non sembra, no? Cioè che sono delle osservazioni che lui fa quasi con una voce un po' ingenua, e questo però dà poi in qualche modo è anche il fascino della retorica stessa del libro, insomma. Perfetto, grazie davvero, professore Melville, guida Moby Dick, Carocci, Bussole, professor Giorgio Mariani, grazie Giovanna Di Lello e buona domenica. Grazie a voi.